ragazzi, buona giornata a tutti. Allora, al di là di quello che uno può pensare, che uno poteva pensare, insomma, sul fatto della ripartenza o meno, sapete benissimo cosa penso io. Poi in teoria cambierà anche il protocollo dei giorni di quarantena, nel caso in cui un giocatore venisse trovato positivo, cioè non saranno più 14 giorni che dovrà fare la squadra, ma 4 giorni. Per me cambia anche poco, perché comunque 4 giorni hai un'altra partita, ma vabbè. Stasera torna il calcio giocato, una volta che siamo in ballo dobbiamo ballare. Ok, Juventus-Milan. Allora, premettiamo subito una cosa. Intanto, in teoria, Pjanic adesso è tornato in vantaggio su Khedira, addirittura come mezzala. Quindi ci sarebbe Pjanic, Bentancur e Matuidi. Io sapete benissimo che Pjanic e Bentancur non li quando hanno giocato insieme, secondo me si sono pestati spesso e volentieri i piedi. Ovviamente però Pjanic è meglio di Khedira sotto l'aspetto quantomeno tecnico e per quanto riguarda anche gli infortuni, ecco. Però una cosa che bisogna dire in questi due mesi, e lo dico prima di tutto a me stesso, che insomma critico molte volte magari chi viene messo in campo, è che non possiamo permetterci di considerare, e questa cosa probabilmente potrebbe anche insomma avvantaggiare un po' la Juventus, dato che una formazione fissa non l'ha mai avuta, purtroppo, perché in condizioni normali bisognerebbe avere una formazione fissa, secondo me, diciamo, quando in condizioni normali, appunto, cioè soprattutto a marzo, quando la Champions entra nelle, insomma, caldo della Madonna, quando entra nel vivo, ecco. Quindi in queste condizioni potrebbe veramente avvantaggiarci, ma a parte questo, in generale in questi due mesi veramente non dobbiamo aspettarci una formazione fissa, quindi non dobbiamo assolutamente lamentarci se gioca, non so, Rabiot, se gioca Khedira, perché comunque dovranno giocare tutti, poco a fare, perché se giocano gli stessi ragazzi, poi calcoliamo che abbiamo comunque 5 sostituzioni e non 3, quindi comunque molti poi entreranno dopo, abbiamo molti giocatori soggetti a infortuni, quindi anche giocatori che noi consideriamo forti come Costa, come lo stesso Ramsey, bisogna centellinarli purtroppo, e quindi molte volte magari vedremo Ramsey e Khedira che si alternano, e vedremo giocare quindi anche Khedira. Bisogna diciamo prenderla con filosofia, perché comunque sarà così, quindi non si può pensare che ci sia una formazione fissa titolare, e quando Sarri metterà qualcun altro al posto di qualcuno che a noi non piace è perché è incapace, ha sbagliato, contato. No, semplicemente perché si gioca una volta ogni 3-4 giorni, quindi mi sembra anche ovvio, diciamo, far girare la squadra e far giocare anche a chi a noi non piace, se no a luglio, agosto, quando c'è la Champions, quando ci sarà la Champions, insomma, rischiamo di arrivare morti se facciamo giocare gli stessi. Quello già che succedeva, nonostante cambiassimo parecchio in 9 mesi, quando in condizioni normali, figurarsi così. Quindi questo bisogna assolutamente prendere in considerazione. Per stasera la probabile formazione dovrebbe essere un 4-3 con Buffon in porta, poi Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alexandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Costa, Ronaldo, Dybala. Dico Ronaldo, Dybala perché per me Dybala, come inizialmente diciamo, partirà come falso 9, ma poi per me alla fine Ronaldo andrà a prendere il posto da prima punta. Questo un po' è quanto. Oggi veramente io ho pronosticato un 2-1 per noi, sofferto, però veramente è impossibile. Ieri anche in live con Pinosci sul mio canale, vi ringrazio tutti perché diciamo, abbiamo toccato 100 spettatori, cosa che non succedeva tanto. Insomma, abbiamo detto anche questa cosa qui, è veramente impronosticabile, non sappiamo cosa aspettarci. Non sappiamo veramente cosa aspettarci dopo 3 mesi, perché molti dicono è il Milan, però ha tante defezioni, è vero, però bisogna anche prendere in considerazione che è come se giocassimo una amichevole in preparazione estiva. Abbiamo visto quante volte noi contro anche squadre nettamente inferiori in preparazione estiva
l'abbiamo buscata, anche perché bisogna calcolare che il Milan probabilmente ha fatto una preparazione immediata perché ha solo il campionato, mentre la Juventus magari ha fatto anche una preparazione mirata perché ad agosto giochiamo in casa. Questo bisogna prendere in considerazione, non contano tanto solo le formazioni che giocheranno, non contano se noi siamo più forti o meno, conta anche ben altro. Questo è quanto, ragazzi, io veramente vi auguro buona giornata a tutti, ci vediamo stasera, forse, con una live nella quale vivremo la partita insieme e poi ovviamente il post partita. Buona giornata a tutti, sempre comunque, fino a fine, forza Juventus.